alzarci sempre su. He wants to bring us up higher. E anche se passi delle difficoltà, and also if you go through difficulties, Dio è con te. God is with you. E lui chiude le porte, he shuts doors, che per te potrebbero essere buone, that seem to be nice for you. Ma lui ha un pensiero molto più alto. But he has thoughts much higher than that. E lui ti vuole per quel pensiero. And he wants to bring you to his thoughts. Alleluia. Amen. 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 Alleluia. E il pastore di questa chiesa, the pastor of this church, sta trattando di un argomento. He's talking about a certain topic at the moment. Molto importante. And it's a very important topic. Molto importante. Very important topic in our lives. La Bibbia inizia con questo. The Bible actually starts with this topic. Il primo libro della Genesi inizia con questo. In Genesis 1. Tutto nella vita. Everything in life. Proviene da un seme. Comes from a seed. E il seme è figlio di Dio. And the seed is the son of God. E Gesù si chiama. And Jesus is called. Il seme di Abramo. The seed of Abraham. E sta scritto in Galati 3:29. In Galatians 3:29 the Bible says. Se siete di Cristo. If you are of Christ. Siete dunque discendenza di Abramo. You are descendants of Abraham. Eredi secondo la promessa. You are heirs according to the promise. Seme di Davide. You are the seed of David. Secondo la carne. According to the flesh. Ed è scritto in Romani 1:3. In Romans 1:3 the Bible says. Riguarda suo figlio. Regarding his own son. Nato dalla stirpe di Davide. That came through the lineage of Abraham or David. Ok. E il terzo seme è incorruttibile. And the third seed is incorruptible. Perché siete stati rigenerati? You have been regenerated. Non da seme corruttibile. Not from a corruptible seed. Ma incorruttibile. But from an incorruptible seed. Cioè mediante la parola vivente e permanente. Through the word of God and through the permanent word of God. Questo è scritto in Primo Pietro. This is written in 1 Peter chapter 1:23. Su questa base le congregazioni di tutto il mondo, and on this foundation all the congregations in the world, viene insegnato a piantare un seme. Therefore on this foundation it is taught that everybody has to sow seed, e aspettarci che Dio faccia crescere, and then we wait for God to make the seed grow into a harvest. Ma non è perché l'ho detto io. It's not because I said it. È perché Dio ne parla su tutta la Bibbia. Because God speaks about this throughout the whole Bible. E se Dio ha detto, if God said, e noi agiamo su di esso, then we act and follow the word of God. Allora la sua parola restituirà. And then his word brings back. Amen. Amen. In Isaia 55:11 dice, in Isaiah 55:11 the Bible says, così è della mia parola. So is my word. Uscita dalla mia bocca, it went forth from my mouth, non tornerà a me a vuoto, and it will not come back void, senza aver compiuto, without having accomplished, ciò che io voglio, for what it was sent for, è condotto a buon fine, and it will come to a good end, ciò per cui l'ho mandata, and the word will come to a good end. Alleluia. For what it was sent for. Amen. Amen. Osserva questo. Observe these things. È lo stesso Dio che realizza la sua parola. The same God who brings to pass his own words. E non è meraviglioso questo? Is it not wonderful? Amen. Amen. Matteo 24:14 dice, Matthew 24:14 says, e questo è l'Evangelo del Regno, sarà predicato in tutto il mondo. And this is the message of the kingdom of God, which will be preached throughout the whole world. Affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. So that the witnesses and testimonies can be given to all nations and all peoples. Sapete, anche le grandi multinazionali hanno capito. Even big companies have understood. Che attraverso il dare del seme, that when they give or sow seed, incominciano a ricevere, that they get back, molto di più di quello che seminano, and they receive much more back than what they sowed. Basta un poco, una manciata di seme, it's enough to have a handful of seed, per seminare un grande campo, and you can sow into a big field.
E oltre quello che hai raccolto, and then after what you reap, da quella minima parte, from that small part, puoi raccogliere di nuovo. You can sow again and reap again. Maggiormente di quello che hai seminato. And you always will get back much more than what you sowed. In Genesi 8:22 dice, in Genesis 8:22 the Bible says, finché la terra durerà, as long as the earth remains, semina e raccolta, freddo e caldo, cold and, heat, estate e inverno, summer and winter, giorno e notte, day and night, non cesseranno mai. Will not cease. Dopo tuo inverno, after your winter, ci sarà sempre la primavera. Always the spring will come. Dopo la notte, after the night, ci sarà sempre il sole. The sun will always come back out. Così è. That is so. Per colui che semina, and for him who sows, ci sarà sempre un raccolto. There will always be a harvest. E questo funziona. And this works. Anche se tu non ci credi. Even if you don't believe in it. Perché è una legge. It's a law. E la legge di Dio funziona. And the laws of God work. Non ha bisogno della tua fede. He doesn't even need your faith. Ma per seminare, but in order to sow, c'è bisogno di fede. There you need faith. Amen. La prima chiave, ci sono tre chiavi che voglio analizzare. There are three keys that I want to look at today. E Dio è la nostra fonte. God is our source. Our fountain. Questa è la prima chiave. God, this is the first key. God is our source or our fountain. La seconda chiave è dai. Key, give. E ti sarà dato. And you will receive. La terza chiave. The third key. Aspettati un miracolo. Expect a miracle. Vivi per un miracolo. Live for a miracle. Tutto nella vita inizia con un seme. Everything in life starts with a seed. In principio Dio ha detto che fino a quando la terra è, in the beginning God said as long as the earth remains, ci saranno, there will be, semina e raccolta, seed time and harvest. E l'apostolo Paolo ha sottolineato chiaramente la legge della semina e della raccolta. And the apostle Paul, he clearly brought out that there is this law of seed time and harvest. In Galati 6:7, in Galatians 6:7, ha dichiarato, Paul declared, Galatians 6:7. Mm-hmm. Bene che lo prendiate. Galatians 6:7. Non essere ingannato. Do not cheat yourself or deceive yourself. Dio non si può beffare. You cannot mock God. Per qualsiasi cosa un uomo semina, whatever, whatsoever, quello pure mieterà. A man sows, he will also reap. Fede. Faith. Gesù stesso costantemente l'ha confrontato con un seme. La fede. Gesù l'ha confrontato sempre. Ah, Jesus always used the seed when he was walking in faith. He always used the seed. He said there must be a seed that must be planted. Per un risultato. So that you can see a result. Quanto, if you have faith, quanto un granellino di seme, as big as a little mustard seed, era il seme più piccolo che esisteva in Gerusalemme in quei tempi. That was in those times was the smallest seed that existed in Jerusalem. Ma che faceva una pianta enorme. But the plant that grew was enormous. Allora potete dire a questo monte, then you will be able to say to this mountain, spostati, move. E lui se ne andrà. And the mountain will move. Si sposterà. And the mountain will move. Di tanto in tanto noi forse abbiamo di tante altre fonti. Sometimes we have a lot of other sources. Nonostante le varie queste grandi montagne che si presentano davanti a noi. And many times in life, big mountains appear in front of us. E ci possono essere montagne di problemi spirituali. It could be a mountain of spiritual problems. Problemi di malattie. It could be a mountain of illness. La montagna della paura. It could be a mountain of fear.
montagne di problemi spirituali, it could be a mountain of spiritual problems, problemi finanziari, a mountain of financial problems, e molti altri ancora, and many, many other mountains. Ma in questa scrittura il Signore ci dice, but in this scripture the Lord is telling us, cosa fare? How? What we need to do? Perché le montagne si spostano. So that the mountains will move out of our ways. Fuori dalla nostra vita. Out of our lives. Lontano dalla nostra vita. Far away from our Come lives. Viene? And how does this happen? Piantando un seme. Sowing a seed. Un seme di fede. Sowing a seed of faith. Sai, tanti l'hanno voluto. Many people know this. Ma sai qual è la differenza? But you know where the difference lies? Non è importante saperlo. It doesn't matter if you know or not. Non ti porterà a nessun posto se tu lo sai. Just no? Knowing doesn't necessarily give you the results. La cosa che ti trasformerà la tua vita. The thing that will truly will transform your life. È quando agirai. When you do start doing. È quando lo farai. When you do. Non serve saperlo. It's not good enough just to know. Se poi non lo farai. If you don't do. La Bibbia dice in Romani 12:3. The Bible says in Romans 12:3 che Dio ha dato that God has given ad ogni persona every person la misura of faith. E per quattro volte la parola di Dio dice il giusto the just shall live by faith. Chi è il giusto? Who are the just? You are the just. Chiunque who ha creduto, that believes in Jesus, Signore Gesù Cristo, the Lord Jesus Christ, e l'ha accettato come suo personale Salvatore, viene incastonato in Cristo, viene incastonato, will be diventa la stessa natura di Cristo. Justified. And what you will live is by faith. This is written in four different places. In Habakkuk 2:4. Habakkuk 2:4. In Romani 1:17. Oh, Habakkuk 2:4. Romans 4:17. In Galati 3:11. Galatians 3:11. Ed Ebrei 10:38. And Hebrews 10:38. E mi sembra che se, siccome è stato scritto su, in quattro posti della parola di Dio, in the word of God, vuol dire che è molto importante. It is, seems to be, it is very important. Quindi in realtà the reality, la fede the faith, è la chiave is the, faith is the key di tutto questo. For everything. Amen. Amen. Quando si prende la fede che Dio ha dato, when you use the faith that God has given you, e si utilizza, and when you use it, secondo la sua parola, according to his word, diventa un potente strumento, it will become a very powerful instrument, per spostare le montagne, to move the mountains, della necessità della nostra vita, and also the mountains and the needs we have in our lives. E questo non lo farà Dio. But God will not do that. Che rivelazione. This is a revelation. Non lo farà Dio. God will not do that. Lo devi fare tu. You will have to do it. Tu sei il seminatore. You are the sower. Tu devi parlare alla montagna. You have to speak to the mountain. Mm? Amen? Amen. Oh, che rivelazione. Ouch. Ogni atto di fede. Every act of faith. È un seme piantato. Is a seed that you sowed. E sarà moltiplicato. And this seed will multiply. Di nuovo. Will multiply di nuovo. Again and per again. Molte volte ancora. And many times over and over. Secondo la parola di Dio. According to the word of God. Ho scoperto tre principi chiave di, del seme della fede. I discovered three keys when it comes to seed time and harvest. Dio è la nostra fonte. God is our source. Sì, tu potresti pensare, ma non sono le persone che. Sometimes you think it's other people, but no, it's God. Che usa per ottenere i bisogni del mio soddisfatti. God uses people, but He's the source. Ma le persone sono solo strumenti. People are only instruments.
Dio può usare le persone God can use people come suo sistema di consegna. As delivery people. Come couriers. Ma devi capire che Dio è la tua fonte. But you have to understand that God is your source. Perciò dobbiamo trattare direttamente con Dio. That's the reason why we go straight to God.